sono Carla e questo è il mio canale. Questa mattina vi ho pubblicato una foto sia su Instagram che su Facebook in cui vi chiedevo delle domande per fare questo chiedi la Carla. E quindi eccomi qui a rispondere ad alcune, diciamo, delle vostre domande. Come sempre me ne sono arrivate tantissime. Io ogni volta non me ne rendo conto e poi me ne rendo conto quando registro il video, che non so quali scegliere perché sono veramente troppe e tutte molto interessanti. Quindi iniziamo subito con Facebook. Ludovica Ercoli mi chiede: qual è la tua canzone preferita del nuovo CD di Marco Mengoni, Le cose che non ho? E perché? Oltretutto vedo la tua foto con Marco, brava, brava. Io questa volta non sono andata all'in-store perché non avevo troppa voglia, però, cioè, io sono stata a tutti gli store quando è uscito The Factor praticamente, quindi, oh, Carla, dai, basta. Comunque, la mia canzone preferita è Nemmeno un grammo. Ma bellissima, perché è la più ritmata, è quella un po' più vivace, sono tutte belle, però se mi piace vado un po' avanti. Quanto è bella, ragazzi. Sono pesante adesso, che ci fa? Ma soltanto vivere. Ciao, basta, ciao, me ne vado adesso perché altrimenti se continuo ad ascoltare le canzoni me ne vado, non faccio più questo video, ascolto le canzoni perché, boh, sono tutte belle, veramente. Fabiana Sirignano: se in futuro avrai la possibilità di creare un brand, su cosa sarà? Makeup, abbigliamento, skincare, eccetera? Magari, però fra un po' ci sarà una sorpresa, ecco, non è che ho creato un brand, però c'è qualcosa che presto vi svelerò. E comunque magari piacerebbe tantissimo, però non saprei su che cosa, perché istintivamente ti direi linea di abbigliamento, però è anche molto difficile creare una linea di abbigliamento, io non sono stilista, non sono creativa, non sono niente, quindi sarebbe un po' difficile, però vabbè, non ci riuscirei, però forse mi piacerebbe più avere fra le mani un cosmetico. Non lo so, non so risponderti, mi piacerebbero tutti e due, ecco, skincare non tanto. Francitini: riusciresti a stare lontana dalla tua famiglia per un anno o anche più? Un bacione, sei bellissima. Grazie. Allora, no, istintivamente ti direi di no, perché sono troppo legata veramente alla mia famiglia e non riuscirei forse a stare lontana tanto tempo. Poi, se ci dovesse essere un motivo valido, potrei riuscirci, però preferirei di no. Paella Bortone: hai pensato di lasciare YouTube? Assolutamente no. Che rapporto hai con i tuoi genitori? Un rapporto bellissimo, veramente. Nadia Manna: se potessi scegliere di avere un giorno di shopping gratis illimitato o incontrare tutte noi per farci due chiacchiere e stare insieme tutto il giorno, cosa sceglieresti? Un bacio, cara, ti seguo da sempre e lo farò per sempre. Se il mio Dio ti adoro. Oh, grazie. Io mi emoziono sempre a leggere i commenti. Comunque sceglierei assolutamente di passare la giornata con voi, perché alla fine una giornata di shopping illimitato non sarebbe male, per carità, però è shopping, mentre quello che date voi a me è imparagonabile, quindi mi piacerebbe passare veramente una giornata con tutte voi, proprio tutte, non so, in una regione o in un'altra, con tutte, sarebbe bellissimo. Ragazzi, poi se ci penso a questa cosa, siamo adesso in 40-41.000, siete tantissime, cioè, se penso a 1, 2, 3, 4, 41.000. Sono tantissime. Sono felicissima. Non so pronunciare questo nome. Speriamo di non sbagliarlo. Besiana Beido: ciao Miss, preferiresti strappare tutti i vestiti neri che hai o tagliarti un dito? Allora, voi siete fantastiche, veramente, perché avete un'inventiva che va oltre ogni aspettativa. E quindi mi ha fatto troppo ridere questa domanda. Dai, preferirei tagliare tutti i vestiti che ho, perché al mio dito ci tengo. Ciao Carla Milanelli: ciao Carla, volevo chiederti se tu avessi il libro della tua vita in mano, leggeresti mai la fine? Un bacione anche a te. Mua. Sì, leggere la fine perché sono troppo curiosa, anche se mi condizionerebbe molto nelle scelte, nelle cose, perché cercherei magari di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che ho letto, se non mi piace quello che ho letto. Mi condizionerebbe molto, però sarei troppo curiosa, quindi sì. Tizia Caporaso: ciao Carla, volevo chiederti se ci sono delle cose che hai fatto in passato e che vorresti cambiare. Un bacione anche a te. Mua. No, perché magari degli sbagli li ho fatti sul momento, avrò detto quanto vorrei non aver fatto questa cosa, però col senno di poi, tutti gli sbagli che si fanno sono sbagli che ti portano a migliorare, che ti portano ad essere la persona che diventi. Sto facendo un giro di parole pazzesco per dire che alla fine tutto quello che ho fatto, sbagli o cose giuste, mi hanno portato
adora e quindi niente, sono felice così e non cambierei nulla di quello che ho fatto in passato, anche se appunto magari qualcosa è stato sbagliato. Simone Gianni, il colore dei tuoi capelli è naturale, un bacione se puoi salutami. Ciao Simone. No, no, magari, no, no, io non mi ricordo neanche che colore ho, forse questo qui alla radice, sì, quello alla radice è il mio colore, e poi ho fatto un casino, vi ricordate, sono diventata bionda, poi nera, poi non ho fatto nient'altro in realtà dopo il nero, questo è il colore che è uscito dal nero, mi piace adesso, quindi non faccio nulla, però dovrei fare magari qualcosa perché è un po' che non tocco il colore. Marica, hai mai avuto un'allergia strana? Ciao, mi saluti, sono Marica. Ciao Marica. Sì, io sono allergica a tutto, ragazzi. Tutto. Io sono allergica 12 mesi su 12. Infatti adesso ho prenotato la visita allergologica, anche se non serviva nulla, perché l'ultima visita allergologica che ho fatto è stata molto tempo fa e mi è risultato di tutto. Adesso sono ancora più allergica di quando ero piccola, quindi veramente mi risulterà l'allergia al legno, a tutto, alle pareti, ai brillantini, a tutto mi risulterà l'allergia, perché anche adesso mica respiro, io non respiro mai praticamente, sono sempre allergica. E dovrà fare un bel suo regalo di Natale, l'ho già fatto. Bella questa, Federica Aurisicchio. Se ti chiedessero di inventare una tua bambola personale, sarebbe stile Dark o Barbie? Il nome, trucco, sei fantastica, mi saluti. Allora, ciao intanto Federica, grazie per questa domanda bellissima. Che figo, mi piacerebbe creare una mia bambola, la chiamerei Miss Carla, ovviamente, avrebbe le mie sembianze, dai, poco egocentrica quali sono, e sarebbe una Barbie, tipo, sì, dai, le Barbie sono carine, mi piacciono, però non vestita di rosa, ma vestita un po' di nero, trucco, occhi neri. Rossetto in mood, cioè, vabbè, ok, Carla, saresti tu, cioè, vabbè. Ciao Cosco, vorresti avere dei superpoteri? Se sì, quali? Mi saluti, sei bellissima, innanzitutto grazie e ciao Chiara, un bacione. Sì, vorrei avere i superpoteri, vorrei leggere il pensiero, vorrei essere invisibile, vorrei salvare la gente, vorrei tutti i superpoteri, tutti insieme, tutti. Martina Moscariello, chiedi a Carla, Carla, com'è conosciuto Botti? Se dovessi scrivere un libro, lui farebbe parte delle tue pagine, ti adoro Martina. Allora, ciao Martina. Allora, Botti e io ci siamo conosciuti all'elementare, in prima elementare, e quindi è dalla prima elementare che siamo amici. Poi all'elementare siamo stati anche fidanzatini. E che ridere, è bellissimo ricordare quei momenti. Mi ricordo che lui aveva sempre una maglia con sopra Peter Pan e Trilli, e io lo so perché a me piaceva Peter Pan, secondo me la metteva apposta. Comunque, speriamo non guardi questo video perché sennò mi ammazza. Comunque, un giorno voglio fare un chiedilo a Carla e Botti, in cui ci fate delle domande e rispondiamo tutti e due, deve essere una cosa figa. E comunque è il mio amico più duraturo, si dice amico più duraturo, vabbè, è l'amico che conosco da più tempo, in assoluto non ci siamo mai veramente allontanati, ecco. Io devo scrivere un libro, però non saprei cosa scrivere, della mia vita, oppure un romanzo, no, della mia vita, un po', ma cosa devo dire della mia vita? Comunque sì, le inserirei, perché appunto è il mio amichetto che ho da più tempo. Martina Di Battista, ciao cara, ti sei mai pentita di qualche video che hai caricato? Sei fantastica, un bacione anche a te. Sì, perché io non sono mai soddisfatta dei miei video o delle cose che faccio, tranne in rari casi, perché sono una perfezionista, no? E quindi se non c'è la perfezione non mi piace totalmente, però non sono capace per questioni logistiche, che non sono capace di editare o tante altre cose, quindi non riesco ad arrivare alla perfezione e quindi tanti miei video proprio dico madonna, non vorrei neanche caricarlo perché è brutto, però ormai l'ho registrato, l'ho editato, ce la faccio, non lo carico, però vabbè, fa lo stesso, dai, è tutto il mio bagaglio dall'inizio alla fine quello che ho caricato su YouTube e quindi ci sono i primi video che non erano nemmeno editati, fatti con il telefono, c'era solo una striscia così e adesso siamo arrivati qui, sicuramente questi video sono migliori rispetto a quelli dell'inizio, però ho ancora tanto da migliorare. Siamo a Instagram. Carla, qual è il tuo stato attuale su WhatsApp? Perché mi piacerebbe tantissimo che rispondessi alla mia domanda. Ti do un bacione. Un bacione anche a te, 1002. Allora, non lo so, qual è il mio stato su WhatsApp? Ma secondo me non è nessuno stato. Vediamo un po', dove si vede? Impostazioni. Carletta. Stato disponibile. Si può mettere uno stato diverso? Ah, si può...
Ragazzi, mi avete aperto un mondo. Devo mettere uno stato, mettere una canzone di Mengoni, così. Vilu 14.03.03, come va la tua vita da single? Bacioni, ciao. Un bacione anche a te, benissimo, ragazzi. Chi sta meglio di me? Io sto benissimo, ve lo giuro. Non avrei mai pensato, è più di un anno che sono single, ragazzi, però sto benissimo. Infatti l'altro giorno ho letto uno stato o un'immagine su Facebook che diceva: sono single, sto così bene che per smuovermi da questa situazione dovrebbe arrivare proprio il ragazzo più perfetto, anche se non si dice, invento io questo termine, più perfetto al mondo, perché io sto benissimo, quindi se non arriva qualcosa di magico, io sto così. Ale My Drag, se avessi un ragazzo, quanto esso potrebbe influire sulla tua vita da youtubers? Allora, sicuramente influirebbe, perché non avrei tutto il tempo disponibile, che ho detto tutto il tempo disponibile, adesso questo è un parolone, però non avrei questi spazi che ritaglio per YouTube. Già ho poco tempo, dallo studio e dalla vita sociale mi rimane poco tempo per YouTube, e quel tempo disponibile che ho lo riempio tutto con YouTube, tanto che quando faccio questi video al giorno sto impazzendo, ragazzi, però ci provo finché ci riesco, finché non devo studiare amaramente. Ecco, fra un po' dimenticatevi un video al giorno, perché proprio non ce la posso fare, perché devo rimettermi a studiare, ma proprio pesante. Se avessi un ragazzo sicuramente non avrei neanche questo spazio che mi ritaglio per YouTube, quindi sarebbe un disastro, quindi sto bene così per ora. Alessia Arcaini, spero di aver detto giusto. Il Nick, ciao Carla, se dovessi scegliere tra vedere il trailer del tuo 2016, vedere il film del tuo 2016 o restare all'insaputa del tuo 2016, cosa sceglieresti? Un bacione fantastica, ti seguo da tantissimo, mi saluti, sono Alessia, innanzitutto grazie mille, poi ciao Alessia, un bacione, e poi fatemi pensare, non lo so, perché il trailer mi lascerebbe, non voglio vedere che cosa succede, quindi guarderei il film. Guarderei, sì, dai, sono il 2016. Prima ho detto che vorrei leggere la fine della mia vita, figurati se non voglio leggere il 2016. Sì, dai. Guardo il film. Rossella Agostini, Carla, sei contenta della tua vita, di tutti i passi che hai fatto finora? Torneresti indietro per cambiare qualcosa? Io, come vi dicevo prima, mi sento bene, felice, non mi manca nulla. Anche se magari a tante persone con cui parlo, magari sembra che a me manchi qualcosa, perché magari faccio di meno di loro. Io sono felicissima così, per esempio. Io non esco tantissimo la sera, il sabato sera, così, perché non mi interessa, ragazzi. Io mi sono divertita in passato. Ok, sto parlando come una quarantenne, in realtà ho 21 anni. Non ancora, ma quasi. Però è quello che penso, ve lo giuro. Io, da quando avevo 15 anni, più o meno, non mi ricordo, ho iniziato ad uscire tanto, perché sapete, quando non si può, si vuole uscire, quando adesso si può, quindi adesso che potrei uscire, non mi interessa più di tanto, mi sono divertita, adesso onestamente non ho neanche più voglia di, che ne so, fare cose, andare in discoteca, ogni tanto per carità ci sta, però sono una tipa un po' più tranquilla. Sono cambiata anche nel tempo, perché una volta non ero assolutamente così, adesso vi giuro che io sto bene così come sono. Tante persone non capiscono questa cosa, a me dà terribilmente fastidio, perché ognuno è fatto com'è. Se a una persona piace uscire, andare in discoteca, far casino, ubriacarsi, eccetera eccetera, e non mi capisce, cioè ognuno è fatto come è fatto. A me non piace fare quelle, mi stai inalterando, ragazzi, a me non piace fare ormai questo genere di cose, quindi ognuno è fatto come è fatto. Io non ti giudico perché a te piace uscire, arrivare a casa alle 7 di mattina, quindi tu non giudicare me. Mi sono alterata, perché mi sono alterata? Però perché veramente mi dà fastidio questa cosa. La gente con cui parlo tante volte non mi capisce, solo in pochi mi capiscono, e questa cosa mi dà terribilmente fastidio, perché ognuno è fatto come è fatto e ognuno ha le proprie cose. Sono arrabbiatissima. Marianna Bettega, qual è il tuo luogo magico? Mi saluti, sei fantastica. Ciao Marianna, grazie mille. Il mio luogo magico è la mia macchina. Adesso è un po', però quando ho bisogno di stare tranquilla, quando ho bisogno magari di sfogarmi, vado in macchina. Mi ricordo che la mia macchina rosa è stata veramente un luogo di sfogo, perché era il periodo della maturità, il periodo della quinta, è stato terribile veramente quel periodo, e la mia macchina era veramente il mio luogo sicuro dove stare
al sicuro, quindi quello è il mio luogo magico. Alice with Love. Ciao, mi chiamo Alice, ti volevo chiedere qual è stato il tuo primo animale, quale ti è piaciuta di più tra elementari, medie e superiori. Spero che questa domanda la leggerai. Un bacione, Carla. Un bacione anche a te, Alice. Allora, cosa ho preferito tra medie, elementari e liceo? Sono tre cose completamente diverse. Alle elementari sei ancora un po' bambini e quindi vedi la scuola anche come un gioco, vai lì per stare con i tuoi amici, comunque non c'è molto impegno nelle elementari, perché comunque le materie anche sono più facili. Le medie inizia a crescere e inizia a capire che cosa vuol dire studiare e quindi già lì c'è un po' più di me. Allora, forse o le elementari, perché appunto c'è questa spensieratezza bellissima in cui si pensa soltanto a giocare, oppure il liceo, perché per quanto abbia odiato il liceo, perché per tanti motivi, perché veramente è stato distruttivo, tutto distruttivo il liceo per me, comunque stavo con delle persone, i miei compagni, mi sono sempre trovata bene, era un luogo di ritrovo, ecco. Io adesso sto benissimo all'università, se dovessi scegliere fra anche università, vi direi università, perché è fantastico. La Chicchina 2002, ciao bellissima, mi chiamo Chiara, volevo chiederti, tu come reagisci alle critiche? Un bacione. Allora, dipende dalle volte, però ne farò un video a parte, perché vi leggerò i commenti più assurdi, i commenti più cattivi, perché li ho salvati tutti, non tutti quasi, e quindi presto farò un video in cui vi leggo i commenti assurdi, ecco. E comunque dipende, le critiche tante volte le prendo male, tante volte le prendo bene, la maggior parte delle volte le prendo bene, quindi ci rido sopra, non me ne frega più di tanto, cioè mi esce di qua tante volte, invece quando sono particolarmente arrabbiata nella giornata parto brutto e attacco. La videocamera si era stufata di sentirmi parlare, quindi si era spenta da sola. Bene, spero di aver registrato l'ultima parte. Comunque, questo video è finito. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Se non ho risposto alle vostre domande mi dispiace, ma erano veramente veramente tante. Tanto farò altri video del genere, anzi farò anche un video, chiedilo a Carla e Botti, devo ancora proporre a Botti, ma sicuro sarà d'accordo. E quindi vi mando un grossissimo bacio, alla prossima, ciao!